allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio Inter. Buonasera da Fabio Caressa. E Beppe Vergomi. Due squadre che devono chiedere molte cose a questa gara. L'Inter le conferme dopo la vittoria con il Parma, la Lazio invece vincendo raggiungerebbe in testa il Milan. Matusalemme, grande giocata di Sarade che lascia sul posto Natalino. Poi dentro il pallone di Sarade c'è Hernanes, al centro sono i tre, traversone per Floccali, la parata di Castellazzi, miracolosa. Hernanes, Castellazzi, e poi c'è il gol, credo, di Hernanes, forse la palla già entrata, ha segnato comunque Giuseppe Chiava per 1-0. Va Sneijder, Muslera la mette lì, e poi arriva Pandev con il destro e si mangia un altro gol. Però Hernanes scambia il gioco, vuole Sarate, attenzione a Sarate, entra nel rigore, Sarate, gol! Sarate! 2-0! Hernanes, altra bella palla per Floccari con il petto, si libera Floccari, vuole Mauri in area di rigore, entra ancora per Floccari, Floccari, Floccari! La parata di Castellazzi, Mauri! Ha respinto Natalino. Mauri. Brocchi. La conclusione con Castellazzi che respinge per Floccari. Floccari dentro ancora Mauri. Si mangia il 3-0. Ha regolato prima Hernanes dalla distanza. Pallone passa per Pandev, la respinta ancora! Pandev! 2-1, proprio contro la Lazio, si sblocca Pandev che non segnava da febbraio e riapre la partita. Fiali back libero, Muslera torna in porta, Cordova con salvataggio sulla linea. Vado la parte apposta! Hernanes! 3-1! Colasso di Hernanes! Però Castellazzi si è fatto segnare sul suo palo. Biabiani. È inciso poco anche Biabiani sulla partita. Sneijder. Va via Sneijder. Cerca la percussione! Traversa di Sneijder! E poi Thiago Motta la mette fuori. Palo, Thiago Motta anticipato e l'arbitro dice che può passare. Una grande Lazio, batte l'Inter 3-1 e torna in testa alla classifica a 30 punti, a pari punti con il Milan.